Siamo in Toscana, a Marina Cala de' Medici, il secondo centro prove Veneto gestito dalla NSS Yachting. E la NSS Yachting, che è uno dei più grossi importatori della Benetton in Italia, ha due centri prova. Qui a Rosignano Solvay, a Marina Cala de' Medici, e un altro a Marina Cala de' Sardi, che è anche la nostra base dove andiamo a girare la maggior parte dei nostri video. Loro qui hanno due centri prova, Veneto e Lagoon. Se volete provare una barca, venite qua. Siamo venuti qui per provare l'Oceanis 40.1, la barca sulla quale io mi trovo. Una barca che appartiene all'ultima generazione dei modelli Beneteau, la generazione che inizia nel 2017 con il lancio dell'Oceanis 51.1 disegnato da Philippe Briand. Questa barca invece è disegnata da Marc Lombard. Chiaramente, essendo una barca di ultima generazione, ha le caratteristiche di tutti i modelli di questa generazione. La caratteristica principe è lo spigolo sullo scafo. Questa barca ha uno spigolo che parte a poppa, ma invece di morire a mezza nave, come succedeva nella generazione precedente, a mezza nave diventa sempre più accentuato, sempre più largo, fino a diventare un vero e proprio redano, un vero e proprio scalino. Questo scalino fa sì che la carena sotto sia stretta e quindi performante, ma quando si esce dall'acqua lo scafo non è che si allarga, ma fa così. Si addrizza. Addrizzandosi, essendo più larga la parte bassa dello scafo, il divano e la cucina e i letti delle cabine possono essere spostati lateralmente. Prima non lo potevo fare perché avevo il tondo dello scafo che scendeva. Spostando gli elementi degli interni lateralmente ottengo molto più volume. Infatti, quando scenderemo e andremo a vedere gli interni, vi renderete conto che i volumi di questa barca corrispondono a quelli di un 45 piedi. Tanto è vero che l'Oceanis 40, l'esemplare sul quale ci troviamo, può avere addirittura quattro cabine, cioè diversi layout. Il layout charter, questa è una barca che la NSS Yachting utilizza nella sua flotta charter, ha quattro cabine e due bagni. Oltre allo spigolo, l'altra caratteristica è il mascone. Il mascone inizia un pochino più avanti, per cui il baglio massimo si spinge bello bello avanti, e quando inizia è molto molto curvo, la diagonale è molto arcuata. Questo fa sì che in questa zona ci sia più volume, a parità di larghezza, perché la barca non è più larga, anzi è leggermente più stretta del modello precedente, il modello che va a sostituire l'Oceanis 41.1, che era 4,20 m di larghezza, invece questa è 4,18 m. Ma pur essendo 2 cm più piccola, il volume interno è molto più grande, proprio per quello spigolo di cui abbiamo parlato e per il fatto che qui è più arcuata. Tanto è vero che io ho un triangolo di prua molto grande. In questo triangolo di prua poi trovo la delfiniera. La delfiniera è standard e viene usata come bon presso, perché io ci posso incocciare all'estremità della delfiniera un Code Zero o un Jetnaker, e come musone dell'ancora. Cosa importante, perché la prua di questa barca è una prua reversa, ovvero sia la parte alta della prua, dello scafo, è leggermente arretrata nei confronti della parte più bassa, della parte che sta in acqua. Questo non ha un motivo tecnico particolare, non migliora le prestazioni della barca, ma ne migliora l'estetica. Se lo vedete fuori, infatti, questo scafo è veramente molto bello. La silhouette è quella di una barca molto elegante, molto, molto curata, molto pensata. Tra tutti i modelli che ho visto ultimamente della Beneteau, questo forse è uno dei più carini. Sicuramente più bello di quello degli ultimi modelli, dell'ultima generazione, della generazione precedente, dove tutte le barche avevano il roll bar. Roll bar che qui, infatti, non esiste. Andiamo a vedere che non c'è e ci spostiamo verso poppa. Spostandoci verso poppa notiamo questo spazio molto bello per poter prendere il sole. E i passavanti, che non sono larghissimi ma sono giusti per potersi muovere avanti e indietro. Andiamo a vedere adesso quello di cui parlavamo, ovvero il roll bar. In questa generazione di modelli le barche più piccole non hanno roll bar, mentre le barche più grandi, l'Oceanis 46.1 e il 51.1, continuano ad averlo. Questo perché le barche più grandi vengono vendute più spesso con la avvolgiranda. Invece le barche di questa dimensione, gli armatori più spesso vogliono montare una semisteccata, una randa semisteccata o una randa full butter, perché si vogliono divertire a vela. Vogliono navigare di più, vogliono navigare meglio e vogliono soprattutto essere più veloci, vogliono avere una migliore sensazione della barca, che con la avvolgiranda non riuscirebbero ad averla. Che c'entra il roll bar con la avvolgiranda? È semplice, se io levo il roll bar
posso mettere il boma più basso. Se io ho il boma più basso posso tornare a lavorare alla randa. Questa, per esempio, quando la vado ad ammainare, io se ho il boma a questa altezza riesco a farla piegare e andarla a chiudere con una certa comodità. Se invece ho il roll bar, per cui il boma sale e arriva a questa altezza qui, beh, per andare a lavorare la randa diventa una cosa molto complicata, per cui alla fine sarò costretto a prendere l'avvolgiranda. E adesso andiamo in Pozzetto a incontrare Simone Morelli, che è il titolare della NSS Yachting, e sarà lui che ci illustrerà altre parti fondamentali dell'imbarcazione. Andiamo a incontrare Simone. Ciao Simone! Ciao Maurizio! Oggi abbiamo un po' di mare. Oggi un po' di mare, è vero, però è una bellissima giornata. Sì. Un po' di nuvole e la barca va un gran bene proprio. La barca, mentre eri a prua, abbiamo toccato sempre sopra gli 8 nodi e mezzo, 8,6, 8,7, incredibile. L'ho sentito. Siamo su 40 piedi e va come un treno. E siamo su una fiocco autovirante, quindi con l'impelatura diciamo ridotta da crociera, è una barca che è un derivone che ti diverte. Veramente, anche molto bella sinceramente, a vederla anche da fuori è una gran bella barca. Una linea filante, bella. Senti Simone, ti volevo chiedere, i tuoi clienti, le persone che vengono a vedere la barca per considerare se comprarla o no, qual è la cosa che li impressiona di più? Quali sono le caratteristiche che gli piacciono di più? Senti, la prima cosa è il primo passo che fanno in barca, si rendono conto di questo grandissimo pozzetto. Disegnato in maniera ergonomica, c'è molto spazio, si passa, ci si gira intorno, si può timonare senza darsi fastidio. Questa è la cosa che piace, che colpisce. E c'è anche questo tavolo che è enorme. Esatto, proprio. Tavolo molto grande, anche quando è aperto per starci comodamente seduti in pozzetto. E occhio alla sicurezza, integra la zattera in una posizione finalmente una zattera messa bene. Un'altra cosa fondamentale che guardano è questa plancetta di poppa, sono circa 3 metri quadri di spiaggetta con scalino integrato, quindi per facilitare la discesa, molto molto comoda, è la parte più bella che si utilizza quando si è ancorati, non certo, come adesso. Quando stai in radar tieni tutto il giorno aperto. È un'estensione del pozzetto. Un'altra cosa importante che magari non salta subito all'occhio sono le sedute del timoniere, che sono ripiegabili, quindi si può scegliere comodamente di timonare in piedi o seduti. Sì, magari, questo è comodo, molto comodo. E c'è tutto lo spazio per muoversi senza problemi. La barca è semplice e bella, ha il boma basso, cosa importante perché non avendo il roll bar consente anche a quelli un pochino più avanti con l'età di poter manovrare Con comodità la rimessa della vela quando si entra in porto. E senza questo mi fa tornare a una randa semisteccata e abbandonare l'avvolgiranda. Esatto, poi. Quindi si ha una randa semisteccata con un Genoa avvolgibile autovirante con una performance della barca importante. E se voglio il Genoa però metto... Posso mettere anche il 105, circa 10 metri quadri in più di vela, un po' meno, 8 metri quadri in più di vela rispetto a questo. Questo è 27, l'altro è 34, 35. Con 43 di randa come superficie velica, con le rotaie sulla tuga in modo da facilitare il passaggio e allo stesso tempo stringere di più di bolina. Stringere meglio di bolina. E vedo anche che ho in tutte e due le panche ho i gavoni. Ho dei gavoni importanti che consentono di stivare tutto quello che poi in barca serve sempre. I gavoni sono una cosa ovviamente utile. La plancetta, dimenticavo, si può avere con la salita, sali e scendi elettrico oppure manuale, quindi è a piacere del cliente. Invece una cosa che mi lascia un po' dubbioso è la mancanza della console qua, perché io qui sono abituato ad avere una console in una barca da crociera con gli strumenti. Con tutti gli strumenti. È una scelta, diciamo, voluta per dare slancio alla linea sportiva della barca, o comunque la linea pulita, dove le console sono sostituite da questi tenti bene molto molto utili per il timoniere o per tutto l'equipaggio. Le funzioni della plancetta sono sostituite dagli strumenti BNG di ultima generazione che in un display integrano tutto quanto. Quindi ormai con il display là io ho... Hai tutte le informazioni che ti servono, però è una bella tenuta solida che anche in condizioni di mare come questo puoi tenerti bene. Benissimo. Senti, Simone, un'altra domanda. Io so che questa barca, che a parte questa fa parte della vostra flotta di charter, questa no? Fa parte della nostra flotta charter, sì. Ma questa barca è acquistabile anche con i programmi di gestione? Assolutamente, uno può scegliere la formula d'acquisto classica e averla, diciamo, come uso armatoriale
principale, oppure in programma di gestione. In 7 anni praticamente la barca si paga per buona parte da sola, avendo una rendita garantita e un utilizzo delle... Che a noi ci arrivano tantissime domande in redazione su questo fatto della... Ormai la barca è diventata l'oggetto più desiderato per la vacanza italiana. Sì, poi che la riscoperta dell'ambiente raccolto e non della zona affollata ha portato la clientela a riconsiderare la barca come... E ne vendete molti di Benetton con i programmi di gestione? Ne stiamo iniziando a vendere diversi di Benetton con i programmi di gestione. Per cui è una cosa che ha cominciato a prendere. Assolutamente sì. E questa barca in particolare, perché la conformazione delle cabine che ha, 3 o 4, è una delle barche ideali. Perciò più o meno quanto la pago? La metà? La barca alla fine della fiera la paghi la metà, tenendo conto che dopo 7 anni la barca comunque vale sempre il 65% del valore iniziale. Quindi non è un bene... che si svaluta come uno inizialmente può pensare. Oh, la pago la metà e poi non pago nessuna manutenzione, niente. E soprattutto non ho i mal di testa che affliggono tutti gli armatori, perché quando si trovano a salire a bordo c'è sempre qualcosa che non funziona e sono costretti a aspettare quello che io invece chiamo... Invece a quello ci pensate voi. Quelli mal di testa ce li teniamo tutti noi. Va bene. Senti, ultima cosa, una cosa molto importante, fondamentale. Abbiamo detto più volte che i volumi di questa barca sono particolarmente grandi. Vogliamo andare a dargli un'occhiata dentro? Andiamo a dare un'occhiata dentro, perché se il pozzetto è grande la dinette lo è ancora di più. Andiamo, ti seguo. Come vedi, il pozzetto era grande. La dinette lo è ancora di più. Eh sì, fa... sicuramente non sembra un 40 piedi. Esatto, a me viene da dire che siamo più su un 45, sì. Forse qualcosa in più. Poi gli interni chiari, la luce che è ben filtro, studiata dalle aperture, certo, dalle blocche che sono state fatte, soprattutto la pulizia del design di Nauta. Qua si vede proprio la penna e il design di Nauta che è... Molto bello. Senti, mi dici che layout ha questa barca? Allora, questa barca ha un layout fondamentale su 3 cabine con la cabina armatoriale a prua, oppure come questo modello che abbiamo scelto in versione charter con le 4 cabine e i 2 bagni. Che se non mi sbaglio questo è l'unico 40 piedi che ha 4 cabine. È un 40, esatto, l'unico 40 piedi. Siamo tornati un po' al passato, al vecchio Benetton 411, sì, dove però lo studio dei volumi e di tutto quanto la disposizione delle cabine è completamente diverso. In questo nuovo 40 abbiamo la cabina di prua armatoriale nella versione 3 cabine, che prende praticamente il letto matrimoniale al centro della cabina, quindi tanto volume intorno, sembra di essere una barca anche lì di 45 piedi e oltre, con il bagno sulla dritta. Nella versione 4 cabine la 4ª cabina viene ricavata in parte di questa cabina di prua, però non ti accorgi di una ristrettezza nella cabina armatoriale, chiamiamola così. La cabina con i letti sovrapposti è comunque confortevole. Si ha il bagno qua nella dinette, che serve a questo punto alle 3 cabine, mentre la cabina di prua ha il suo bagno. Continua ad avere il suo bagno. Assolutamente. Per cui ho 4 cabine e 2 bagni, oppure la versione 3 cabine, 2 bagni. Esatto. E la versione 2 cabine, 2 bagni. 2 bagni e 1 bagno. Esatto. Poi abbiamo... le 2 cabine di poppa sono 2 cabine... Praticamente gemelle. Praticamente gemelle. Come volume sono gemelle. E poi è importante l'angolo cucina con questa U aperta, che ti consente tanto spazio intorno, perché è vero che la cucina... è importante, i fuochi sono importanti, ma lo sono altrettanto gli spazi dove appoggi il cibo che vai a cucinare, così come gli stipetti e i frighi che sono necessari per la vita di bordo. Certo, e ho anche un piano di lavoro piuttosto grande su questa, sì, cucina. Bene. Senti, io volevo tornare un attimo a parlare delle cabine di poppa, sì, che abbiamo detto sono gemelle, però c'è una differenza, perché una ha l'accesso al bagno di poppa, esatto, che ha il box doccia, cosa che invece quello non di prua non ha il box, c'è, doccia, esatto, e la cabina invece di sinistra che non ha l'accesso, non al, ha bagno. L'accesso al bagno. Diciamo quella di poppa dritta è quella un pochino più VIP, perché ha il suo accesso al bagno diretto, anche, certo, se bisogna considerare che su una barca come questa il bagno di poppa serve in questo caso le 3 cabine, la versione armatoriale servirebbe le 2 cabine. E invece l'altra cabina compensa con un armadio di dimensioni maggiori. Un pochino più grande, sì. Perfetto. Senti, io a questo punto direi invece di uscire e provare un attimo la barca. Ok, andiamo. Andiamo. Eccoci qua. Oh. Il vento continua. Sì. Bello. Stefano, porto io per un pochino, poi te la ricedo. Oh, vedo che qui c'è il poggiapiedi, eh? Sì. Lo puoi anche alzare e c'è un poggiapiedi qui e dall'altra parte. Come vedi queste maniglie che
davano un'idea di semplicità, in realtà sì, sono molto pratiche. È vero che la barca, c'ha ragione Stefano, è molto equilibrata. Il timone è molto molto morbido. Se regoli le vele bene, puoi mollare il timone e la barca cammina. E va per conto suo, sì, veramente bella. Cammina veramente molto bene. L'effetto della doppia pala anche quando si 8 nodi, 8 nodi e 2, 8 nodi e 1. Se sotto gli 8 nodi non ci scende, no, praticamente. È di default così, non, l'hanno fatta in maniera tale che sotto gli 8 nodi non ci va. E non abbiamo aiuto del motore, perché vedi la manetta è al contrario, è marcia indietro, ovvero l'elica bloccata. Ah, elica bloccata, la dimostrazione. La dimostrazione pratica. Con questo vento insomma sarebbe un peccato mortale andare ad aiutarsi col motore. Con il motore. Oh, e mi dicevi poi questa qui, il fatto di potersi sedere. E hai comunque una bella visibilità a prua, perché da qualunque posto vedi bene la prua, la direzione della barca. Per cui mi posso sedere qua, oppure mi posso sedere anche, esatto, da quest'altra parte, chiaramente. Per e portare. Poi questo, diciamo, la spiaggetta che risale sopra dà questo senso di sicurezza, perché tu appoggi, certo, il piede senza problemi e non vai indietro. Veramente gran bella barca. Io spero che vi sia piaciuta questa imbarcazione, perché noi qui abbiamo terminato, vi abbiamo fatto vedere un po' tutto quanto, vi abbiamo parlato sicuramente di tutto. Prima di salutarvi voglio ringraziare Simone della NSS Yachting, che è stato così gentile da metterci a disposizione la barca appoggio, questa barca, gli skipper e tutto quanto il resto. Grazie Simone. E con questo abbiamo detto, abbiamo terminato, ma prima vi prego, andate a cliccare su i like, se il video vi è piaciuto chiaramente, ma se vi è piaciuto ditecelo, in modo che noi ci rendiamo conto di quello che stiamo facendo. Nel farlo poi non dimenticate di iscrivervi al canale, in modo che quando pubblichiamo un altro video vi arriverà la notifica. Detto questo, vi ricordo che potete leggere l'articolo della prova in mare con i prezzi, con tutte le dimensioni, con la concorrenza, cliccando sul link che sta nella finestra sotto il video. Da lì scaricate gratuitamente la nostra prova in mare. E con questo non mi rimane altro che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video con SVN Solo Vela Net.